andare adesso alla lezione di difesa contro le arti oscure per ricevere il terzo incantesimo. Anche qua c'è la prova della velocità da fare. Allora vabbè, qua non ho visto che c'è molta roba che potete fare. Dovete fare, c'è la possibilità, c'è molto più tempo che a vostra disposizione. Allora, attenzione, perché quei libri volanti però si attivano solo quando gli para loro, quindi... Allora, qua ci sono le gelatine, qui prendetele. Maledetti, su. Però perché non rimarranno aperti così per molto, quindi dovete essere veloci. Bene, una volta fatto, proseguite e arriverete qui. Anche qua c'è il solito discorso, qui ci sono delle gelatine per terra, le prendete velocemente, non dovete perdere troppo tempo, perché ok che avete tempo, ma non esagerate col perdere tempo, perché altrimenti il raptor vi toglierà dei punti alla vostra casata e magari sarebbe meglio evitare, no? Cosa dite? Aprite già, così quando arrivate è già pronto. Maledetti, su. Ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Benvenuto, giovane Potter, alla lezione di difesa contro le arti oscure. Sei arrivato appena in tempo. Ai vostri posti, ragazzi. Io sono il professor Raptor e questa è la lezione di difesa contro le arti oscure. Puoi iniziare tu, Harry. Oggi impareremo un incantesimo molto potente, il Verdimilius. Preparati! Bravo! Eccellente! Perfetto! Amore, da ridere. Concentrazione, per favore, sarà molto difficile. Bravo! Eccellente! Perfetto! Fai attenzione a questo. Bravo. Eccellente. Perfetto. Potete entrare nella camera uno alla volta per provare a lanciare l'incantesimo Verdimilius. Molto. Adesso, Harry, vediamo come ti difendi dalle arti oscure. Per prima cosa, lancia l'incantesimo Verdimilius verso l'oscurità.